La rimodulazione di oggi ci dice questo, ci dice innanzitutto che siamo non in linea, ma addirittura siamo avanti rispetto al piano di riequilibrio, che l'unico dato che rimane oggi sul piano di riequilibrio sono questi 205 milioni. Gli altri obiettivi sono stati tutti quanti raggiunti, mi riferisco alle riduzioni di spese, alla riduzione dei debiti fuori bilancio, all'equilibrio di parte corrente, agli equilibri di bilancio in genere, tutti raggiunti. Quindi, se esiste oggi una norma che dà la possibilità a tutti i comuni di poter assorbire un disavanzo in 30 anni, perché non farlo fare al comune fuori dal piano di riequilibrio, visto che gli obiettivi sono stati tutti quanti raggiunti? Quindi oggettivamente e soggettivamente esistono i presupposti per uscire dal predissesto. Ovviamente immaginate con quante ripercussioni positive in termini di riduzione di tasse, in termini di possibilità di fare una politica di rilancio con investimenti importanti, cosa che evidentemente auspichiamo che questo avvenga. Abbiamo fatto una serie di proposte emendative alla norma e sono state veicolate sia presso l'istituzione preposta a questo che è l'ANCI, sia attraverso ovviamente i rapporti che in questo momento abbiamo e ha il sindaco e il sottoscritto con i sottosegretari rispettivamente dell'economia e degli interni. Quindi è un passaggio fondamentale perché riteniamo che ci sono tutti i presupposti, possiamo andare avanti, abbiamo ormai raddrizzato la condotta amministrativa dell'ente, abbiamo i presupposti anche normativi per poter uscire dal piano. Quindi abbiamo la possibilità oggi normativamente di poter dire l'amministrazione comunale come sta rispetto al piano, ha raggiunto gli obiettivi, sì, ha utilizzato leve con velocità differenti, ma ha raggiunto gli obiettivi, sì, e allora di che cosa parliamo? Possiamo oggi dire che ci sono i presupposti per essere accompagnati solo nella procedura del 118, cioè solo nella procedura dell'assorbimento del disavanzo, quello che ci ha portati e traghettati alla contabilità di cassa, come tutte le altre amministrazioni comunali, abbandonando definitivamente il piano di riequilibrio.